siamo arrivati in questa situazione dove noi non abbiamo altre possibilità che provare a vincere la partita e fare quello che è il nostro dovere, e poi quello che succederà da altre parti succederà. Come abbiamo detto nelle ultime settimane, quando siamo stati di rincorsa, non dobbiamo avere nessun tipo di rimpianto. È chiaro che un po' ce l'abbiamo e ci rimarrà dentro, però noi siamo preparati e pronti per fare una bella partita sabato. E pensare di non riuscire a vincere è E non è incredibile. solo il nostro destino, perché penso anche al Sud Sud Tirolo, al Tirolo, al Padova. Padova. Io ho sempre detto che quando scappano due squadre, purtroppo la quota si alza tantissimo. A volte è quasi meglio essere 3-4 che lottano. Rammarico, soddisfazione, ma grande rammarico se mai non dovesse essere abbastanza. È questo che conta, che avremo gli occhi addosso di tutti, appelli non ne faccio, ognuno faccia la sua gara. Io penso solo alla mia, e la mia sono sicuro che sarà una partita giocata, che sarà molto difficile e complicata, perché giustamente il Teramo vorrà fare una bella partita contro di noi. Ho chiesto di approcciare la partita in maniera forte, molto forte, perché vogliamo nasconderci, vogliamo provare ad andare subito in vantaggio, vogliamo provare a porci subito nelle condizioni di fargli capire che noi vogliamo questa vittoria. Può essere una partita condizionata dall'altro risultato? Sì, potrebbe essere una partita molto condizionata anche ai risultati degli altri campi, sì, anche questa, non nascondiamoci queste cose qua. Sarà condizionata anche dall'altra parte, perché è successo anche nelle ultime partite, quando sentivamo che il Modena non vinceva e tiravamo fuori qualcosina in più. Noi vogliamo provare a mettere subito pressione, magari a cercare di sbloccare subito la partita, se ce la facciamo, se non ce la faremo, sapere gestire la partita nei 90 minuti, non andare all'arrembaggio. Ecco, io credo che la nostra gestione della gara poi sarà molto dei calciatori, di quello che avranno in quel momento lì dentro il campo. Io gli darò questa missione, quella di entriamo in campo e dimostriamo che vogliamo vincere la partita, anche perché siamo in un momento in cui stiamo bene.